In realtà questo video è solo una scusa per dirvi che ho fatto una foto con Sidonia. Ciao di Gucci, ben ritrovati dal vostro Andrelink91 dopo un devastante Lucca Comics and Games 2017. Non tanto devastante magari come alcuni youtuber che si sono prestati per tornei e cose varie, però davvero devastante perché giuro che non ho mai sofferto così tanto. L'andare in giro per la città in generale, non tanto per il fatto che Lucca è grande e cose varie, perché c'ero già stato 3 anni fa a Lucca e ci sono ritornato solo quest'anno, purtroppo per vari motivi e cose varie. Ci sono tornato, però davvero non mi ricordavo fosse tanto estenuante camminare tutto il giorno per Lucca. Davvero è stato wow, però. Come avete letto dal titolo, questi sono gli acquisti di Lucca, quindi dovrei parlare degli acquisti che ho fatto. E ce l'ho tutti quanti qui dentro questa bellissima busta bianca, anonima. Meglio così, no? Non facciamo pubblicità occulta. Ma andiamo a vedere subito quello che ho preso. E c'è roba, ragazzi, che sto cercando a prezzi bassi da diverso tempo. Qualcuno potrebbe pensare che a Lucca ci sono prezzi più alti. Il che è vero. Ma se andiamo a vedere qualità prodotto rapportata ai prezzi che hanno su eBay, la cosa è davvero diversa. Cioè, se io devo pagare 80 euro per un prodotto, quando su eBay lo trovo a 40, ma è senza scatola o la scatola è totalmente distrutta, preferisco pagare 40 euro in più, cioè 80, piuttosto che pagarne 40 ma avere un prodotto pessimo. Inizio subito con due proprio cose proprio classiche, classiche. Ovvero due giochi per il Super NES, Donkey Kong che viene oscurato dalla luce, Donkey Kong Country 1 e Super Mario World. Ora, Donkey Kong vedete che è un po' rovinato e io l'ho fatto presente a quello che me l'ha venduto. E infatti mi ha fatto un piccolo sconto. Mica sono stupido, mi prendo il gioco rovinato, ci voglio un po' di sconto. Comunque sia, Donkey Kong Country l'ho giocato a truzzi e bocconi. Cioè, nel senso, livelli a caso giocati da altre persone e poi giocati da me, nel senso che non ce l'avevo io, ma ce l'aveva quello che io consideravo un amico. Poi lui ha detto che era colpa mia di cose varie, non lo so, quindi non l'ho visto più. Però l'ho giocato, insomma, comunque sia, l'ho giocato abbastanza ed è davvero un bel gioco che ho voluto recuperare per il Super Nintendo. E questo, insomma, è chiaro. Super Mario World, perché è il miglior gioco per Nintendo? Per il Super Nintendo, ovviamente. Poi, questo. Game Boy Color. Allora, questo Game Boy Color, attenzione, era già aperto. È senza manuale. L'hanno rincellofanato loro, non so come abbiano fatto perché sembra sealed. Ad ogni modo, non è sigillato da fabbrica, è sigillato da terzi, che non so chi sono. Però, per le condizioni in cui era, è molto meglio di quello che ho visto su eBay. E quindi, insomma, ho voluto ricomprare un Game Boy Color. C'erano tanti colori. Cioè, alla fine ho scelto il blu. Le ho chiesto: ma è scatolato? No, c'è solo quello verde con la scatola. Dammi quello con la scatola. Allora, non mi interessa il colore, mi interessa lo scatolame. E ho visto tutto quanto, il prezzo senza manuale che è stato rincellofanato. Lei me l'ha confermato. Però ho detto: chi se ne frega? Rapporto qualità-prezzo, preferisco spenderci 80 euro piuttosto che 40 su eBay che poi ti arriva tutto distrutto. Infatti l'ho rimandato indietro quello che mi è arrivato l'altra volta. Poi abbiamo Pokémon Soul Silver Near Mint Condition, ancora sigillato di fabbrica stavolta. Ora, vi spiego brevemente, trovare Pokémon Argento Soul Silver sigillato di fabbrica è quasi impossibile, non ce l'ha quasi nessuno. E quei pochi che ce l'hanno, o gli hanno tolto i sigilli qua sopra. E chi si ricorda come me, questo gioco ha i sigilli qui. È Near Mint perché purtroppo ha subito dei piccoli schiacciamenti qui e qui. Quando l'ho visto, mi ha detto: vabbè, dai, ti faccio un piccolo sconto anche su questo. Praticamente mi ha scontato tutto quella donna. Grazie, signora del Lucca Comics. Io ti ringrazio. Mi ha fatto spendere una barca di soldi, però. Comunque sì, mi ha scontato tutto, quindi alla fine in realtà mi sa che il prezzo originale non era neanche quello che era scritto dietro. Lo fanno apposta. E poi, gli ultimi due articoli che stavo cercando, bramando da tempo, che
che non sono quelli che bramo di più, perché quelli che bramo di più sono altri, che però comprerò tramite eBay perché ho dei top seller preferiti che hanno questi oggetti, quindi li comprerò probabilmente dopo le feste, perché comunque sia. L'altro giorno ho ordinato un gioco e vi faccio vedere com'è arrivato. Ho ordinato Quake 64 per Nintendo 64 da un utente di eBay su un gruppo che vende appunto giochi principalmente per... rivendono giochi principalmente per Nintendo, oltre che i vari titoli, e tutti quanti feedback positivi di qua e di là. Dico, cavolo, dopo 2-3 positivi ho visto le condizioni dello scatolame, era perfetto. E tu, guarda, ce n'è ancora uno? Ah sì, ce n'ho altri, ne vuoi uno? Sì. Pagato 27 euro, pochissimo, quando su eBay si trova a prezzi molto più alti. Mint condition. L'ho comprato, mi è arrivato a casa, vado ad aprire il pacco. Non si vede bene, ma questo era tutto strappato. Non che tu, per fare l'ispezione postale, lo apri con un coltello. No, era totalmente strappato. Posso pensare, vuoi vedere cosa c'è dentro? Cazzo, si apre. Si apre dal lato. Puttoia. Hanno fatto l'ispezione postale e me l'hanno totalmente distrutto. Un gioco per il Nintendo 64, la mia console ancora ad oggi preferita, distrutto. Ditemi voi se io non mi devo incazzare. Il feedback positivo se l'è beccato quel povero Cristo, perché giustamente lui ha rispettato tutte le norme, anzi il pacco era ben protetto. Infatti quando l'ho aperto pensavo fosse cartaccia per avere una protezione maggiore, invece era il box che era stato totalmente strappato dall'ispezione postale. Per questo ora aspetto il prossimo anno nuovo, almeno gennaio, perché ho ordinato un casino di roba. Probabilmente quelli hanno l'ispezione postale, probabilmente hanno visto, ma questo riceve troppi pacchi, controlliamoli. Sì, però cazzo, non mi aprire il pacco che me lo strappi tutto, dai. E ora passiamo agli ultimi due articoli, che sono Pokémon versione Rubino e Pokémon versione Zaffiro. Ecco, ora si vedono bene. E quindi dicevo, anche loro mint condition, non sigillati, perché sigillati ci sono prezzi improponibili, ho visto su internet, su eBay, su Amazon addirittura uno lo rivendeva a 200 euro. Mamma mia. Va bene che probabilmente non li avrei mai aperti se presi. Dicevo, su eBay prezzi assurdi, su Amazon peggio mi sento. Vado a Lucca, 70 euro ciascuno. Dico, oh, sono mint. Non sono. Sono mint, eh. Per carità, cioè, non hanno una sbavatura. Zero proprio. L'unica sbavatura che hanno è che l'ho aperti, ma sono stato molto attento. Perché in genere, quando apro un gioco, ci metto troppa forza nel pollice. Perché io li apro, vado così per, cercando di fare meno forza possibile, e li rovino. Invece questa volta sono stato molto attento, non l'ho rovinati, sono mint condition. E ragazzi, questi mint condition, nonostante siano non sigillati, valgono un mucchio di soldi. E 70 euro penso sia un prezzo più che valido. Comunque sia, un buon acquisto per un vero Pokéfanatico. Non è che mo perché sono un vero Pokéfanatico allora ti devi per forza comprare il gioco, per forza. No, era solo per dire che, essendo Pokéfanatico, ho fatto un acquisto che farebbe un fan troppo sfegatato dei Pokémon. Io sono troppo un fan troppo sfegatato. Ad ogni modo, questo video era tutto in realtà una scusa per farvi vedere la foto con Sidonia, come ho detto all'inizio, per farvi rosicare un pochettino. E scherzi a parte, volevo rendervi partecipi della mia gioia in questo momento degli acquisti che ho fatto a Lucca. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video. Domani si torna con la programmazione normale e ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye.